Massa, con il numero 4 Luca Toresi, con il numero 9 Claudio Gangitano, 8 Sandro Murador, numero 10 Riccardo Grittini, con il numero 17 Mirko Donofrio, in panchina il mister, il signor Marco Casarsa. In completa tenuta bianca, come diceva Nicolò Carosio ai suoi tempi, i Cavalieri del Mare. Numero 1 Danilo Pagani, numero 2 come 2 al 22, numero 22 Matteo Iker Costa, numero 3 Mbaye, numero 4 Luca Pellegrini, numero 6 Mattia Pagani, numero 7 Carlo Cacacacca. Bici Arena di Fiumicino, benvenuti alla seconda giornata del Super 8 Beach Soccer Tournament, prima gara della, per la prima tappa della seconda giornata. Scendono in campo Cavalieri del Mare e Rimini Beach Soccer. Cavalieri del Mare con Pagani, Mbaye, Costa, Pellegrini, Pagani Mattia, Carlo Capo, Bicchi, Pecorari, Roberto, il bomber Elia Galligani, Andrea Della Casa. Per il Rimini, Ziliani, Bianchi, Celanti, Casarsa, Toresi, Gancitano, Murador, Grittini e Donofrio. Esordio positivo per i Cavalieri del Mare che, dopo aver vinto la Supercoppa giovedì, si sono imposti nella prima gara del Super 8 Beach Soccer Tournament. No, non c'è una radio. Superando in... Buon sabato mattina Fiumicino, welcome on board, benvenuti a bordo. Noi tra poco si parte con la prima delle 5 sfide in programma in questo sabato di luglio, 5 luglio per l'esattezza. Dicevamo, Cavalieri del Mare che si sono imposti ieri sul Romagna Beach Soccer 5-4 alla fine di una partita veramente tirata tra le due squadre. Maglia classica bianca per i Cavalieri del Mare, maglia blu per i ragazzi di Rimini guidati dal capitano Donofrio. In caso di parità extra time da 3 minuti. In caso di ulteriore parità, un rigore ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza. Stiamo sistemando un piccolo problema alla radio dei direttori di gara. Sulle frequenze dei direttori di gara si è inserita Radio Maria. Stiamo cercando... Ah, ci sono io. Peggio che andare di notte. Arbitro io da quassù, vi suggerisco. Ricordiamo i risultati della prima giornata della tappa di ieri che si è svolta a Fiumicino nella Beach Arena. Roma Soverato 3-2, Romagna Cavalieri che batte Romagna 5-4, Vastese batte Rimini 3-1, il Genoa si impone solo nell'extra time 5-4 contro i campioni d'Italia della Lazio, Udinese 4-1 sul Bergamo Beach Soccer. Rimini, non sento l'applauso, grazie. Dopo i risultati della prima giornata, la classifica vede Udinese, Vastese, Cavalieri del Mare e Roma con 3 punti, Genoa 2 e Lazio, Romagna, Soverato, Rimini e Bergamo con 0 punti in classifica. Cavalieri del Mare che partono con Danilo Pagani in porta, Della Casa, Mbaye, Bicchi. E Mattia Pagani. Alto, alto, alto.
risponde il Rimini Beach Soccer con Grittini, D'Onofrio, Toresi, Casarsa e Celan. Si parte, eh? Nell'attesa io vi illustro il programma della giornata. Riapriremo i battenti alle 3 di questo pomeriggio con Soverato Udinese. A seguire tutto d'un fiato, Vastese Romagna. Opero 17:30 il derby della capitale, Lazio-Roma. E poi chiudiamo questo bel sabato all'insegna del Beach Soccer Tournament, all'insegna del Super 8 con Genova, Bergamo, palla al centro. Ancora qualche minuto e si partirà con il primo match della seconda giornata del Super 8 Beach Soccer Tournament tra Rimini e i Cavalieri del Mare. Ricordiamo Rimini, squadra all'esordio all'interno del circuito del Super 8, ma con giocatori di sicura esperienza all'interno del proprio team come Casarsa, D'Onofrio, Toresi. Cavalieri del Mare ormai è una squadra che conosciamo tutti, si è aggiudicato il primo trofeo dell'anno, la Super 8 Cup contro Lazio campione d'Italia. Un problema, come si dice in questi casi, Cavalieri del Mare oggi ritrovano anche il numero 3. Ed allora... mentre i giocatori ovviamente palleggiano e si scaldano per non perdere concentrazione e condizione, io farei un test con il pubblico assiepato sulle tribune della Beach Arena di Fiumicino per vedere se oltre ad essere presente è anche vivo. Offro da bere a tutti quelli che al mio 3 fanno un applauso. 1, 2, 3. Scherzavo. Grazie comunque. Pochi istanti e si parte, eh? Stiamo sistemando il tabellone. Ricordiamo il programma delle partite di oggi. Voi possiate godere a 360. Dopo Cavalieri del Mare Rimini alle 15 sarà Soverato Udinese, alle 16:15 Vastese Romagna, alle 17:30 Genova Bergamo, alle 18:45 il derby della capitale Roma Lazio. Temperatura percepita 20 gradi, c'è questa brezza apprezzabile, come diceva Sandro Ciotti ai suoi tempi. La temperatura della sabbia non è molto elevata, è quasi ideale per giocare a beach soccer.
Non è vero? È calda? Uno degli arbitri. Sarà la giornata del derby oggi qui a Fiumicino. Nel pomeriggio la Beach Arena ospiterà la rivincita della finale dello scorso anno tra la Roma e la Lazio. Quando l'arbitro fischia qualcosa succede sempre. Possiamo partire. Il pallone posizionato esattamente al centro del campo. Apriamo ufficialmente la seconda giornata della prima tappa del Super 8 Beach Soccer Tournament. In maglia bianca alla vostra destra i Cavalieri del Mare, in maglia blu alla vostra sinistra Rimini. 3, 2, 1, go! Si parte, D'Onofrio per il numero 3 Celanti. Prova la conclusione, viene ribattuta da Mattia Pagani. Celanti ancora per D'Onofrio, la palla sfila sul fondo, Pagani rimette sul Della Casa, stoppa la palla ma viene anticipato dal Toro Toresi. Cavalieri del Mare ancora in attacco. Pagani rilancia su Mbaiema che prova la conclusione al volo, buca il pallone e la stoppa con una mano, concedendo il primo fallo della gara a D'Onofrio. Le punizioni nel Beach Soccer sono di prima, sono dirette, senza barriera. Si incarica del tiro il giocatore che ha subito il fallo. Torresi alla battuta, tiro intercettato dal numero 8 Bicchi. Ancora D'Onofrio. Tiro del numero 8 Bicchi, conclusione fermata dal portiere del Rimini Beach Soccer. Insieme a noi stamattina c'è anche Marcello Fumagalli della Lazio Beach Soccer che ci aiuterà nel commento di questa partita. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri esordio amaro per la Lazio, sconfitta nell'extra time dal Genoa, ma la Lazio sta crescendo rispetto alla partita vista con i Cavalieri del Mare nell'esordio di Coppa, Marcello. Sì, assolutamente, ieri siamo stati anche sfortunati perché comunque tre legni ci hanno fermato in tre occasioni fondamentali, perché saremmo andati con un doppio vantaggio, quindi avremmo magari potuto gestire un po' meglio la partita. È logico che la squadra è completamente nuova e quindi bisogna un po' trovare l'affiatamento, trovare le giocate. Quindi sicuramente si vedeva ieri in campo che alcuni movimenti non sono riusciti proprio. Si vedeva, Marcello, che molti elementi della squadra, tipo ecco anche tu, sono nuovi nel team e quindi ancora non avete. Io nel commento ho detto la Lazio non ha ruotato bene ancora i meccanismi, ma questa sarà la tappa che servirà per conoscersi meglio. Sì, assolutamente, infatti diciamo che la problematica di quest'anno è stato anche il numero di allenamenti che abbiamo potuto fare tutti insieme, però giocando possiamo soltanto migliorare, quindi anche se abbiamo queste altre due giornate abbastanza complicate perché c'è stasera il derby e domani abbiamo i Cavalieri che abbiamo già incontrato, puntiamo a fare bene e poi dopo faremo i conti nelle altre due tappe per comunque arrivare a una classifica, una posizione di classifica il migliore possibile. Gioco fermo. Ricordiamo che ci sono tre tappe per le qualificazioni di Scoglitti per le finali, in base alla classifica si determineranno anche gli accoppiamenti per le finali di Scoglitti, appunto. Marcello, tu ex Inter Beach Soccer, hai vinto subito al primo anno all'esordio con la tua squadra di Milano
il Super 8. Come lo vedi questo torneo? Come lo vedi questo terzo anno? Tu ieri abbiamo detto sei una colonna portante di questo torneo, ci hai creduto sin dall'inizio e stai qui con noi alla terza edizione del Super 8. Sì, sono molto contento di aver fatto questa scelta, perché comunque per me questo sport che l'ho conosciuto addirittura quando era un torneo amatoriale organizzato da un grande tour operator è sempre stato fonte anche di divertimento oltre che di sport. Quindi ho visto che lo spirito del Super 8 è questo, sono stato molto volentieri parte del gruppo e spero di poter fare ancora per molto tempo, anche se l'età è quella che è, a un certo punto verrò a fare solo il commentatore. Allora ti aspettiamo qui a fare i commenti, almeno sotto il sole non sto da solo, saremo in due. Sarà meglio così. Si sta bene qua, si sta bene. Devo dire che si fa molta meno fatica che in campo, soprattutto con queste giornate torride qua sul litorale romano. Ieri commentavamo con l'altra voce, Paolo Franci, il fatto che Marcello Fumagalli ha sempre una partita nella partita, che è quella che fa con gli arbitri. Non è vero, sono migliorato moltissimo e anche ieri nell'incontro con Crispino. Questo lo posso confermare. Con l'incontro con Crispino, che all'inizio c'è stato un rapporto peggio che con una suocera, diciamo ormai siamo d'amore d'accordo, ecco, adesso c'era lo scatto di Casarsa, ma niente, purtroppo. Ieri ho svelato anche un nostro piccolo segreto, che mi comincia a telefonare a novembre per dirmi, Giovanni, per parlarmi del beach soccer. Ho bisogno di sapere subito. La mia risposta è, si parte a giugno, perché mi chiami a novembre? È meglio sapere le cose all'inizio, partire. Io sono uno molto metodico, quindi devo essere organizzato, devo già sapere le date, devo prendere le ferie. Devo capire tante cose. Bravo Grittini su questa. L'abbiamo detto della casa. Lo diciamo sempre, il commento è Super 8, è una grande famiglia, quindi non ci si sente solo esclusivamente durante l'estate, durante le partite. Ah, il bello del Super 8 è anche la possibilità di dialogare e di poter avere un dialogo con tutti, con gli arbitri, con l'organizzazione, con gli avversari. E quindi ieri abbiamo raccontato anche un po' cosa succede dietro questo torneo, la particolarità. Ad esempio, dicevamo ieri, è il fatto che intanto vediamo il contropiede del Rimini con il numero 10 davanti, fermato da fallo su della casa, ha calciato la gamba anziché il pallone. Dicevamo il fatto che ogni sabato si fanno le riunioni tra i rappresentanti delle squadre e gli arbitri per confrontarsi sulle gare, su quello che è accaduto e cercare di migliorare giorno per giorno. Assolutamente, perché il confronto è sicuramente il modo migliore per poter migliorare sia da parte, diciamo, organizzativa che da parte dei team, perché ripeto, un confronto può fare soltanto bene a entrambe le parti. Quindi infatti è così che sto notando che miglioriamo sempre di più. Miglioriamo intendo proprio come Super 8, E vedo una partita ancora da sbloccare qua, vediamo se adesso della casa riuscirà col suo piede a infilare la porta di Crittini, anche lui mio ex compagno dell'Inter. Si prepara a calciare, ribattuta da D'Onofrio. Anche D'Onofrio ex Inter. Sì, anche D'Onofrio ex Inter. Ma in realtà svelo questo segreto a questi spettatori mattutini, io in realtà dovevo far parte all'inizio del Rimini come squadra, poi ho ricevuto un'offerta da Roberto Caretto che è una garanzia del Bissoccer, eccolo qua Grittini col suo piedone, e non ho potuto dirgli di no, perché giocare a parte col tricolore sul petto e poi in una squadra, in un team organizzato come quello della Lazio Bissoccer, può solo ingolosire un giocatore. Diciamo che ha voluto fare 2 anni di seguito con lo scudetto sul petto. Ecco, infatti, diciamo che faccio fatica a staccarmi dallo scudetto. e spero di tenerlo attaccato anche quest'anno. Siamo partiti male, ma i conti si fanno alla fine. I conti si fanno sempre alla fine. Diamo il benvenuto anche a Mister Della Negra, mister campione d'Italia in carica, che sarà anche qui con noi stamattina, è venuto a vedere gli avversari dei Cavalieri del Mare dopo averli affrontati giovedì. Mister, allora, esordio amaro per la Lazio, dicevamo giovedì, ma anche ieri, è stata veramente una partita tirata fino alla fine contro il Genoa. Sì, siamo in una fase di preparazione, una squadra rinnovata in
più o meno tutti i reparti. Bisogna avere un po' di pazienza, ci stiamo amalgamando giorno dopo giorno. Nelle due partite ho trovato i Cavalieri del Mare molto forti e comunque me l'aspettavo, una squadra giovane che sa il fatto suo, è veloce, rapida, tatticamente migliorata. Il Genova è stata una bella sorpresa, hanno fatto un gran lavoro, sono anche loro cresciuti molto. Se questo è lo spirito, quest'anno ci sarà da battagliare con tutti. Io ieri nel commento insieme a... intanto vediamo l'ottima rovesciata del numero 8 dei Cavalieri del Mare, Murador. Occasionissima Cavalieri del Mare. E ieri nel commento dicevamo proprio questo, mister. La Lazio si è rinnovata in tantissimi elementi. Al primo riposo. Si vede che ancora non avete assimilato bene gli schemi. Che bisogna lavorare sopra e che sicuramente questa tappa di Fiumicino sarà un allenamento importante per consentirvi di conoscervi meglio. Certo, ma infatti il programma in realtà è proprio questo. Noi abbiamo comunque preparato e iniziato a fare una preparazione in proiezione a tappa dopo tappa. Sono sicuro che i ragazzi miglioreranno partita dopo partita, dalla prima di Supercoppa alla seconda della prima giornata di campionato. Comunque si è visto già un qualcosina in più e devono solo trovare affinità tra di loro, ma sono molto fiducioso. Conosco gli stranieri che avete nel team della Lazio, Marcello. Io conosco Tavares, ma parlo un po' degli altri perché sinceramente non li conosco bene, ecco. Beh, io ho avuto la fortuna di giocare, il piacere di giocare contro Frederick, perché lui gioca nel Botafogo. L'anno scorso col Super 8 siamo andati a fare questo splendido mondialito per club a Rio de Janeiro con l'Inter e eravamo avversari, quindi l'avevo già visto giocare. Devo dire che deve entrare un pochettino nei meccanismi, nei ritmi che sono del beach soccer italiano, che sono sicuramente diversi da quelli brasiliani, dove spesso e volentieri c'è l'uno contro uno, dove si fanno molte giocate individuali, mentre magari qua si tratta di trovare un pochettino più i meccanismi insieme ai compagni. Però direi che tecnicamente e atleticamente è un giocatore che non si può discutere. Per quanto riguarda invece Brian, l'ho conosciuto soltanto qua in uno stage di allenamento e mi aveva impressionato come forza fisica, come velocità, che purtroppo diciamo ancora non siamo riusciti a esprimere come squadra per lui, però sono sicuro che usciranno due grandi giocatori, anche perché ormai è statistica, i giocatori che vengono a giocare con la Lazio o con Caretto diventano dei grandi campioni. È successo nel passato e mi auguro che succeda ancora, perché questo vorrà dire che avremo trovato dei giocatori che possono fare la differenza e farci mantenere, come dicevo prima, lo scudetto sul petto. Intanto la partita tra i Cavalieri del Mare e il Rimini si è stabilizzata un po' sui ritmi delle 10 di mattina, cioè molto lenti. Sì, diciamo che non riescono a inquadrare la porta più che altro. I portieri fino adesso, a parte una smanacciata di Grettini su una rovesciata di un giocatore dei Cavalieri, non sono stato molto impegnati, però nel beach lo sappiamo che è una frazione di secondo. Questo è il classico schema che fa sempre il Rimini, palla sul pivot, che in questo caso è Casarsa, che penso che sia uno dei giocatori più anziani del circuito insieme a me e a Toresi. Pagani, diciamo che Pagani lo do già per defunto io, perché non capisco come fa, non so se è vivo, secondo me è impagliato Pagani, perché non riesco a capire come faccia ancora a stare sulla sabbia. No, anche Danilo è un mio grande amico, abbiamo giocato insieme in più squadre, ha esperienza da vendere, ha un ottimo rilancio, ha un buon piede e una buona gestione dei tempi, quindi posso permettermi di prenderlo in giro. Per quanto riguarda appunto l'azione che dicevo prima, palla al pivot, che è poi la giocata classica del beach soccer, che è l'inserimento dell'esterno, che però in questo momento non è avvenuto e quindi l'azione non è andata a buon fine. Mister, oggi partita difficile con la Roma. È difficilissima, anche perché i due risultati di sicuro non ci hanno dato molta autostima. Però sono quelle partite che tutti vogliono giocare, sono quelle partite che ti danno l'adrenalina, una carica in più. Cambio nei Cavalieri del Mare. Quindi io penso che chiunque di noi oggi vorrebbe farsi questo derby, e soprattutto a Roma. Vinca il migliore, come si dice, e speriamo sia la Lazio. Ma era rivincita l'anno scorso, mister, quindi è una partita attesa, poi specialmente qui
a Fiumicino è sentita, gioca in casa la Lazio questa volta. Quasi mi faccio un regalo, lo scorso anno l'abbiamo disputata il primo derby alla Cuna Matata a Roma, e lì è la casa della Roma, e si è imposta la Lazio sempre di mister della Negra, all'ultimo con uno splendido gol di Roberto Pasquali, se non sbaglio, mister. Certo, ma mi hanno chiamato uomo derby qua, mister derby, speriamo di ripeterla anche quest'anno. In ogni caso la Roma è un organico importante, un organico forte, anche loro comunque in rodaggio, ieri hanno faticato e non poco, però dalla loro parte hanno una vittoria. Certamente i derby non si devono preparare emotivamente, perché l'adrenalina al fischio d'inizio viene da sé. Ci sono solo giocatori, tanti giocatori esperti, e sicuramente ci sarà un grande spettacolo, perché ci sono delle individualità importanti. Mancherà qualche meccanismo, ma noi vogliamo regalare un bello spettacolo alla gente, speriamo sia numerosa. La Bici Arena quest'anno è fantastica, è bella anche in questa sede, l'organizzazione è sempre ottima, quindi quello che vogliamo è disputare una grande gara. Noi vogliamo vincere per dare un senso anche a questa tappa. Due sconfitte oggi, speriamo di no, ahimè, non vogliamo neanche pensarlo. E quindi dobbiamo ripartire, perché le tre tappe sono dure e noi vogliamo fare un grande cammino. Intanto il Toresi va alla conclusione, all'altro. Destro teso ma poco preciso. Comunque, se devo essere preciso, il derby di oggi dovrebbe essere la bella, perché dopo il derby della passata stagione in campionato c'è stato un derby nell'altra fantastica edizione del Mundialito per Club a Scoglitti, dove invece vinse... Io correggo Marcello, perché noi nella regular season abbiamo battuto la Roma, poi l'abbiamo battuta alla finale del campionato italiano, abbiamo perso solo al Mundialito, quindi non è la bella. Ma questa 2-1, potrebbero fare il 2-2, dai. Ok. Allora facciamo sto 3-1, mister. Esatto. E famo sto 3-1, come si dice qua. Pensaci te, mi raccomando. Ok, farò il gol vittoria e poi verrò qua a festeggiare con il mio commentatore preferito, che è della sponda avversaria. Ma chi lo sa, questo sarà tutto da vedere. Vedo che i cavalieri, i grandi big al momento non ci sono in campo. Beh, ieri sera diciamo hanno fatto un po' tardini, come diceva il mister. Ma Capo non in campo, Carlo Capo ancora ferma e box. O è rimasto nella birreria di ieri sera, oppure... Ecco, l'hai chiamato. Va in gol Roberto Pecorari, che è la piazza dove i Cristini non può arrivare. Di Robert Pecorari, 1-0 a 1-21 dalla fine del primo tempo. Porta in vantaggio la squadra di Arigina, 1-0. Beh, la partita si è un po' animata, speriamo, con questo gol. Ieri abbiamo visto un ottimo giocatore dei Cavalieri del Mare, anche giovedì in Supercoppa, che è Galligani, il numero 11. Ieri ha fatto poker, 4 gol, un'altra rivelazione. Un altro giocatore giovane portato in campo da Federico Fruzzetti. Intanto vediamo Gancitano che impegna Pagani. Non è facile parare col deambulatore, quindi ragazzi, è una difficoltà in più che a Pagani. Deve spostare il deambulatore e poi lanciarsi verso l'incrocio. Schema non troppo riuscito questa volta a Rimini. Secondo palo, non c'era nessuno. Eccolo qui. Devo dire che il Fischer di talenti ne crea ogni anno, è un bravo scopritore. Parlando del ragazzo, non mi ricordo il nome, Galligani mi ha anche a me stupito. Già dalla prima partita ho visto subito delle attitudini importanti, la velocità, la sicurezza, come sposta la palla, la riesce sempre a calciare bene, è sicuramente un giovane interessante. Se questo è il buongiorno, credo che siamo di fronte a un bel talento. Intanto un'altra parata importante di Pagani. Sì, ancora su Gancitano. Ieri mi chiedevo questa cosa con... Eccola qua. Errore di Pagani. D'altronde l'Alzheimer a quell'età colpisce e colpisce Gancitano. Gancitano colpisce, fa 1-1. Indecisione tra Roberti e Pagani. Porta sull'1-1 con il numero 9. Casarsa ci mette il piede, non molla mai, la mette al centro e Gancitano appoggia in rete. Dobbiamo fare attenzione che non rimangano incastrati i due cateteri di Pagani e Casarsa durante lo scontro, perché è molto facile questa cosa.
però Capofano, vedete che ne bisocca un attimo. 92 credo, no? Sì, e Pagani è arrivato a 50, no, Casarsa no, Casarsa è un 72 se non sbaglio, quindi dovrebbe avere 42 anni. Però 90 in due li superano, sono, che non è male. Penso che siano la somma degli anni di tutti i Cavalieri del Mare in campo, quindi... Possono comunque insegnare a tutti questo sport, perché sono due giocatori esperti e non mollano mai, sono veramente un esempio per tutti. Roberto in attacco, non riesce a concludere, ci fermiamo, fine tempo, 1-1 Cavalieri del Mare, Rimini. Risultato di parità 1-1 tra Cavalieri del Mare e Rimini, prima sfida delle 5 in programma in questo sabato 5 luglio, prima tappa del Super 8 Beach Soccer Tournament. Quando le cliccate ce l'hai lì? Eccole, le vedo, sono loro. Le nostre Stanley Bettine, pronte al centro del campo, vestite di tutto punto, con questi gonnellini che fanno sognare, ma noi non dobbiamo sognare ora, non è tempo di sogno, ma di showtime! Coreografia, ma che bella! Ve le presento una ad una, ragazze, soprattutto per gli amici e le amiche della tribuna centrale. Hanno ballato per noi, ma soprattutto per voi, Michela, Isa, guarda lassù i parenti di Pacciani come applaudono, buon gustai, Tatiana, Ambra, Ale, Cavalieri del Mare, Rimini, second half, secondo tempo. Si riparte dall'1-1 della prima frazione di giuoco. Programma del pomeriggio, rivisto e corretto. Ore 15:15, Soverato Udinese. 16:15, Genova Bergamo. 17:30, Vastese Romagna. 18:45, un gustoso derby della capitale, Lazio Roma. Rendezvous, rendezvous. Si rientra in campo e i Cavalieri del Mare rischierano Carlo Capo, ottimo giocatore, l'anno scorso l'abbiamo visto, ha fatto veramente vedere dei numeri impressionanti anche in queste prime due partite. Eh sì, rientrano con un quartetto, diciamo con un quintetto un pochettino più aggressivo, mentre Rimini vedo che mantiene invece l'assetto che aveva all'inizio, quindi vedremo un secondo tempo un pochettino più scoppiettante, speriamo. Fa caldo oggi, Marcello, stiamo vedendo che i ragazzi in campo stanno soffrendo un po' il terreno caldo di stamattina a Fiumicino.
si riparte 1-1. Matteo Costa in porta. Occhio. Per i Cavalieri del Mare. No. Eccolo lì. E purtroppo della casa tira i Zigliani. Zigliani, diciamo che fa una fesciolata. Esattamente. Come dicono qua a Roma, una fesciolata. No, vabbè, il pitch è così, bisogna stare attenti perché anche la palla più innocua può diventare una palla brutta per il portiere. Infatti rimbalza davanti, ma sì. Diciamo che avrebbe dovuto attaccarla forse un pochettino prima. La palla nel beach soccer va sempre attaccata, devi anticipare il movimento. Questa indietro la rifaremo. Si riparte da Matteo Costa. Palla a Bicchi sulla fascia, contrastato da Casarsa. Prova a guadagnare un fallo laterale, ma niente. Prova il numero Galigani, ma esagera. Forse il ragazzo non sa bene, sulla sabbia questi numeri escono a pochi. La Rabona penso che sia uno dei colpi che non si possa replicare sulla sabbia. E ci ha provato, voleva essere forse il primo, però io ho avuto l'onore e il piacere di giocare con i brasiliani, i forse più forti del mondo, e non l'ho mai vista fare. È uno dei colpi che non ho mai visto fare sulla sabbia. Va, c'è sempre la prima c'è volta. Qualcosa da imparare, vedremo. Vuol dire che il ragazzo c'ha carattere, dai. Assolutamente. Però deve fare gol. Deve far gol, da lì partita sull'1-1, si tira e si cerca di segnare. E adesso verranno meno le forze, il caldo comincia a farsi sentire. Per i Cavalieri la terza partita, quindi la fatica si fa sentire. Devo dire che il Fischer sta facendo una buona rotazione, anche lui si è reso conto che deve tenere sempre un quintetto bello brillante. Della casa ancora per Galigani, che ci va col destro e la mette abbondantemente fuori. Oggi ha le polvere un po' bagnate questo ragazzo, forse, ripeto, non è abituato neanche ai ritmi serali dei Cavalieri del Mare. Se è la prima esperienza con i Cavalieri del Mare, deve fare i conti con la fatica della partita e con la fatica della serata, e quindi bisogna essere dei grandi atleti, bisogna essere preparati. Cioè, Fischer lo fa la preparazione invernale, ecco, di solito. Bella combinazione. Bello scambio. Molto bravi. Cioè, Fischer fa la preparazione invernale, porta già i ragazzi a bere dall'aperitivo fino a notte fonda e al mattino allenamento. Ma io ho scoperto che Federico ha fatto un nuovo brevetto, il fegato di riserva. Ruba palla Galligani ancora. Se ne va. La mette al centro per il numero 8 Bicchi, che non sbaglia davanti la porta. Sinistra, il numero 11. Ecco, comunque il giovane è bravo, crede, ha personalità, ha fatto comunque una buona giocata, ha avuto la fortuna che è uscita a palla, però ha messo la palla nel mezzo, facile da spingere, molto bravo. A 1 per i Cavalieri del Mare, riparte con il Rimini, con Donofro che prova la conclusione ma la mette fuori. Ancora Galligani prova ad andare via, ma viene fermato il fallo laterale. Capo riconquista la palla ancora per Galligani, la rimette al centro. Donofrio anticipa tutti, ma si fa rubare palla dal numero 8 Bicchi, che però la porta fuori. Si riparte con Zigliani. Vediamo se Rimini sarà in grado di riaprire questa partita. Dobbiamo vedere il beach soccer capita, però devono trovare un po' di giocate, mentre il Cavaliere è una squadra a volte individuale, Rimini è creata soprattutto su schemi di gruppo, quindi devono rodarsi anche loro, sì, anche sì, perché sì, sono alla prima esperienza, si conoscono poco i ragazzi tra di loro, e si vede che provano a fare delle giocate ma
non riescono ancora bene. Tappa di rodaggio anche per loro. Intanto Carlo Capo commette fallo su Casarsa e dà la possibilità al numero 5 romagnolo di provare la conclusione. Sì, Marco ha un bel piede, quindi potrebbe trovare lo specchio della porta. Vedremo se sarà fortunato con qualche buon rimbalzo o se avrà la meglio ancora Costa. Credo fallo di mano. Ma non ho capito, forse è gioco pericoloso. Fallo di mano penso che venga battuto nel punto in cui è stato commesso. Invece questo gioco pericoloso dovrebbe andare a metà campo. A fare per disporre a cono tutti gli altri giocatori. Cavalieri del Mare 3, Rimini 1. Seconda giornata, prima tappa, Super 8 Beach Soccer Tournament. Bergamo, Cavalieri del Mare, Soverato, Genova, Lazio, Roma. Si prepara Casarsa. Rimini, si calcia, Romagna, poi chiede il cambio, Udinese, probabilmente è un po' affaticato. Vediamo se troverà le forze per calciare queste bene prima di uscire. Le 10 che si affrontano per tutto il mese di luglio. Fuori, di poco fuori. Ha calciato Super molto bene. Beach Soccer Tournament. Squadra da battere. Entra Gangitano al posto di Casarsa. Da ripetere la rimessa. Carlo Capo controlla la palla, fa schierare. L'uomo col turbante arancione. Ciao uomo. Ancora Capo che scambia con Costa. Eccolo qua, calcio in porta. Fallo questo. Fallo, sì. Non visto, non fischiato. Buoni piedi anche per il portiere dei Cavalieri del Mare. Assolutamente sì. Ma se non sbaglio è stato premiato come miglior portiere della stagione. Sì, nella prima stagione. Sì. Sì, sicuro, mi ricordo quando ho vinto con l'Inter. Non so se l'anno scorso, anche se è ripetuto, se l'anno scorso. L'anno scorso credo Salghero. Salghero, infatti, per quello che non ero sicuro. Un altro portiere che. Come in ogni caso Matteo rimane uno dei portieri più forti del circuito. È cresciuto tantissimo in questi 3 anni. Ha preso mentalmente una condizione, gioca molto bene coi piedi, riesce a uscire dall'aria, a far respirare i suoi ragazzi, è veramente un leader in campo, molto bravo. E quest'anno Fruzzetti gli ha dato la fascia da capitano, quindi no, oltretutto da quello che so arriva da un lutto, abbiamo perso Fiorentino che era il suo suo migliore amico nonché fidanzato. Sì, praticamente era la sua compagna in realtà. Il Fiorentino che ha subito un brutto infortunio, quindi è operato al crociato. Facciamo i nostri auguri a Matteo. Facciamo un minuto di silenzio per ricordare Matteo Fiorentino. Non sembra il caso, no, lo salutiamo perché comunque è un grande amico. Oltretutto anche lui ha avuto il piacere di conoscerlo bene al Mundialito a Rio de Janeiro. Un bravo ragazzo, anche lui un buon giocatore di beach soccer, sempre giovane, quindi. Infatti manca pure questo, voglio dire, guardiamo qua la rosa di Cavalieri, mi pare che abbiano 12 elementi, ma potremmo tranquillamente portarla a 13, a 14 elementi, tutti di grande spessore. I Cavalieri quest'anno saranno veramente una brutta gatta da pelare. L'ho scoperto sulla nostra pelle con la semifinale, con la finale di Supercoppa. Però si fanno alla fine, sì, i Viareggini l'anno scorso erano anche alla fine della terza tappa, dicevano tutti che era una squadra da battere, poi in casa si sono fatti prendere dall'emozione e non hanno raggiunto quella finale a cui speravano. Intanto ancora i Cavalieri avanti, ma il numero 9 Pecorari viene fermato. Sono molto giovani, è normale che a un certo punto la palla scotta, c'è la paura di vincere, questa è l'esperienza, ma l'esperienza la faranno partita dopo partita, campionato dopo campionato, però vedo che acquisiscono sempre maggior sicurezza su ogni giocata. Io quest'anno, se mi sbilancio con un piccolo pronostico, devo dire che è una squadra veramente che potrebbe puntare al titolo. Ieri ci siamo sbilanciati con Paolo Franci qui al commento e dicendo le prime 3, Cavalieri del Mare, Roma e poi io sinceramente metterei Lazio e Genova che mi convincono per i primi 3 posti nella classifica delle prime 3 tappe.
il Genoa l'ho visto ieri, fermo, per me è una buona squadra, il giocatore delle Rimini. Poi tra le altre cose, dicevamo, quest'anno si sono impegnati moltissimo per la promozione del beach soccer, hanno fatto due eventi importanti nella loro città, il primo master, altra novità del Super 8 che abbiamo giocato a Spotorno, organizzata dai ragazzi di Genova, e poi hanno fatto questo torneo regionale con ben 24 squadre hanno partecipato, e quindi sono dei ragazzi che si stanno impegnando molto per portare in alto e far conoscere il beach soccer anche alla Riviera Ligure, insomma. Sì, oltretutto il torneo è organizzato in una cornice veramente bella, perché ho visto le foto del palazzetto. Devo uscire. Io, una roba veramente, veramente ben organizzata. Complimenti sicuramente al Genova per quello che stanno facendo, e mi auguro che riescano anche loro a far comprendere l'importanza di questo sport in Italia e alla possibilità di giocare a questo sport tutto l'anno, perché penso che sia la cosa più bella, poter giocare tutto l'anno, perché le strutture ci sono, probabilmente bisogna trovare un attimino i fondi o la voglia di organizzarle queste cose, perché secondo me si può fare. Mister, noi quest'anno abbiamo indetto per la prima volta questi master a cui partecipano squadre di professionisti o dilettanti provenienti anche da tutta Europa. Come la vedi, insomma, questa nuova fase del beach soccer anche invernale? Ah, è una bellissima novità, devo dire. Ha avuto anche un buonissimo riscontro. Io ho avuto modo di parteciparvi come ospite in quelli Gonassi, Friuli, Venezia Giulia, ha avuto un buon successo, una buona cornice di pubblico, ed effettivamente è proprio un modo per far conoscere questo sport anche a persone che magari prima non lo conoscevano. E vedo che si appassionano e ci sono molte richieste di fare tornei, di cominciare a intraprendere questo sport, e quindi questo è sicuramente una cosa molto positiva per promuovere questo sport. La promozione per questi sport, chiamiamoli minori, è fondamentale, quindi tornei regionali, master e Super 8, chiamiamolo di elite, il torneo delle 10 squadre che si stiamo disputando proprio in questi giorni, prima tappa di Fiumicino. In campo ci sono i Cavalieri del Mare contro il Rimini Beach Soccer, Rimini che attacca, Casarsa tira, ma grande parata di Matteo Costa. Galligani la mette al centro, ma il passaggio è corto. Galligani ha finito la benzina. Sì. Lo vediamo un po' spento, sbagliato il lato debole, difende poco. Ci ha smentito, no? No, non ci ha smentito. È riuscito a porta vuota a prendere un palo clamoroso sull'ennesimo errore della difesa del Rimini, che sta un po', probabilmente un po' sulle gambe. 2,59. Caldo si fa sentire, adesso la temperatura è molto alta. Il caldo si fa sentire, poi ho notato che il Rimini non ha molti cambi. No, da quello che vedo io, neanche io, non hanno grandi cambi. E ci sono anche dei ragazzi alla prima esperienza. Sì, però in questo sport qua ci vogliono sicuramente, soprattutto quando incontri giornate come queste dove la benzina finisce presto, anche perché se è una partita dai ritmi alti e quindi fai tante volte 30 metri avanti e indietro, direi che dopo due o tre volte che lo fai devi assolutamente riposare, perché l'acido lattico bussa sulla schiena e dice o esci te o me ne vado io, quindi... Federico Fruzzetti invece cambia spesso, fa ruotare spesso i suoi giocatori. Ricordiamo che i Cavalieri del Mare hanno una rosa di 12-13 elementi, quasi tutti sullo stesso livello. Ancora combinazione, combinazione, no, adesso Casarsa da solo, vediamo, niente. Anticipato Dambaie che gira la palla a Matteo Costa che la controlla e la ridà al numero 3. Rimini sulle gambe, non ce la fa neanche più a fare la chiusura, fa la diagonale, non ce la fa, i Cavalieri riescono a ruotare tutta per intera la rosa, effettivamente nonostante le grandi serate dei Cavalieri, ma facendo 5 cambi alla volta, 4 cambi alla volta, c'è più freschezza, invece Rimini, essendo anche una rosa un po' più ridotta, ho visto anche 2-3 elementi che non conosco, stanno facendo molta fatica in questo momento, e considerando che mancano ancora 2 minuti del secondo tempo e c'è tutto il terzo tempo, non so quanto reggeranno. 3-1, 2 minuti alla fine, Matteo Costa lancia, ma non era iniziato ancora il gioco. Pressione giusta. Ci pensa, si riparte ancora da Matteo Costa con palla a Mbaye, restituisce al portiere Viareggino.
Pellegrini. Lo passa ad Elena. Elena lo nasconde. Baie, Pecorari, Pellegrini. La gira per Galligani che prova la combinazione con Pecorari ma non riesce, forse da lì doveva provare il tiro in porta. Sì, poteva fare un'alzata al volo e poteva anche farcela, pensando di fare un cross in aria, chiamiamolo così, mi è sembrata più un'azione da calcio, però ecco qui si vede quelle piccole sfaccettature di un ragazzo interessantissimo ma che è la prima esperienza. Ancora, ancora un'azione destro sinistro uguale per lui, vediamo. Ciao Fiumicino, buongiorno. Un minuto alla fine del secondo tempo, Donofrio in palleggio soprattutto. La dà a Casarsa che prova a girarsi. Ho bisogno di voi, della vostra presenza. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi, poi sarà secondo riposo. Sta mancando un po' di lucidità di tutti. Nessuno che difende, da Rimini. Due contro uno. Eccolo qua. Niente. Palo nuovamente. Oh, Galliani. Rimini la mette dentro. Pecorari, sì. Rimini sulle gambe. Dovrebbe essere il colpo di capo questo. Adesso. Cavalieri sarà molto, molto bravo a gestire sicuramente nel terzo tempo questo triplo vantaggio. Quindi, boh, vedremo se Rimini riuscirà in questi pochi minuti di break a recuperare forze, a riorganizzare le idee e a ripartire, perché altrimenti la partita sarà conclusa qua. Sì, un mister esperto come il Fischer adesso farà accademia, farà giocare i ragazzi più freschi, lui già incomincerà a pensare alla partita di domani. Intanto accorcia le distanze. Che meraviglia! Gangitano 4-2. Questo è bello di questo sport, no? Quando pensi che sia chiusa. Mi hanno smentito subito. No, ma io non ho dubbi. Ho visto un Rimini sulla ripartenza prima dei Cavalieri che non ce la faceva. Proprio non ha la gamba per difendere. Il terzo tempo sarà durissimo. Ripartono i Cavalieri del Mare con Baie che alzerà. 4-2. Per rispettare la distanza, vediamo. Prova il tiro, ma di tibia è difficile fare gol da lì. Ammirevole vedere Casasa alle sue albe, correre ancora in questo modo. Correre, mister. È un guerriero, no, non importa. Ah, sì, lo sai. Anche lo so, se lo so, con lo questa lo velocità, so. È un guerriero. È un esempio per tutti. Vediamo questi 10 secondi. Rimini, Leonardo Ziliani, volo plastico. Vediamoli. Sulla sua sinistra, deviazione in calcio d'angolo. Riparte Donofrio, fermato da Mbaye. 3. La gioia dei parenti. 1. Finita. Finisce qui. Finisce il secondo tempo. 4-2 per i Cavalieri del Mare sul Rimini Beach Soccer. E come buona tradizione, come buona sana abitudine, tra un tempo e l'altro noi ci deliziamo gli occhi e il palato con tanto di pompon. E che pompon, mica dei pompon qualsiasi, un pompon bianco e un pompon rosso. Ed allora Showtime! Yeah! Questa mi gusta mucho, eh! Abbiamo toccato con la Ambra, con la Tatiana, con la Isa e con la Michela. Ragazzi, anche a favore di tribuna che sono lì pronti a regalarvi il loro applauso. Grazie. Showtime, tra un tempo e l'altro.
e da questo pomeriggio faremo anche dei giochini, va? Abbiamo il magazzino pieno di gadget e vogliamo regalarli agli amici di Fiumicino e zone limitrofe. Super 8 Beach Soccer Tournament. Save me. Torna in campo, prima però il sorteggio tra i due capitani alla presenza della terna arbitrale. E poi sarà terzo ed ultimo tempo. Riusciranno i Cavalieri del Mare a conservare il doppio vantaggio? Riuscirà Rimini ad agguantare i Cavalieri del Mare e, perché no, mettere la freccia e sorpassare? Lo scopriremo solo vivendo. Si va! Terzo tempo, quello conclusivo tra i Cavalieri del Mare e il Rimini Beach Soccer. 4-2 per i Cavalieri del Mare. Vediamo se trovano subito il gol, eh? Vediamo se accorciano le distanze con il tuo ex compagno di squadra. I due ex compagni, sono tutti e due ex, Gangitano e Donofrio. Ho quattro ex compagni in campo io. Grittini. Casarsa al Milan. Casarsa, sì, l'ho avuto a Milan. Schema. Eccolo qua. Salvataggio sulla riga. Rimini è partita con mezza mano, giusto, eh? Niente, non c'è niente da fare. Ah, sì, non sì. C'è niente da fare. E non ce la fa! Assedio alla porta di Pagani, grande azione del Rimini. Ma Rimini c'è, eh? Sono partiti alla grande i romagnoli. Riconquistano palla con Casarsa, che prova la conclusione, ma facile preda di Pagani. Hanno capito che devono dare tutto nei primi minuti per accorciare un pochettino e poi magari giocarsela con calma. Perché se continuano a mantenere due gol di distanza sarà dura per loro. Eccolo qua, un momento fondamentale. Casarsa da solo e non riesce a beffare ancora Pagani. Niente, la palla non è ottimo Pagani. Direi che è anche molto fortunati questo giro i Cavalieri, eh? Un paio di respinte di giocatori. Ma si preannuncia un terzo ed ultimo tempo. Forse sono entrati con il pensiero di averla già vinta i Cavalieri del Mare, ma Beach. Invece, bisogna andare niente di scontato. Abbiamo visto anche giovedì Roma, io perdevo 3-0 a 8 minuti dalla fine al terzo tempo a Vasto. Eccolo qua, non si capisce, poi confusione alla fine, fallo a favore dei Cavalieri. Dicevo, perdevo 3-0 a 8 minuti dalla fine e a 8 secondi dalla fine Maurizio ha siglato invece il gol del 4-3, quindi questo sport non si finisce finché l'arbitro non ha fatto veramente dando il fischio all'Inter. No, dando il titolo all'Inter, no, certo. No. Certo, la semifinale era. No, era la semifinale, sì, con semifinale la Roma era la semifinale, poi in finale ancora con i Cavalieri, certo. Perché squadra che abbasta. C'è sempre. Beh,
Bella azione questa dei Cavalieri del Mare, interrotta dall'anticipo di Cangitano su Pagani. Calcio d'angolo per i Viareggini. Pagani che per mantenere la stirpe sulla sabbia naturalmente ha dentro il figlio della squadra, certo. Quindi mi sembra più che giù, io la palla l'avrei passata, qua Cangitano che era solo, però a volte non si è abbastanza lucido da vederlo. Ma io la palla l'avrei passata, non lo so se te la passavi. Allora avrei fatto gol allora. Vabbè. Bravo Grittini. È facile a parlare, no Marce? Vediamo sì, dopo. Dai, sono tutti bravi con il fisico di Giovanni a parlare seduti qua, sono tutti bravi. Prova, guerriero, prova a affrontarne due e non guadagna però neanche l'angolo purtroppo. Prova la conclusione al volo il numero 9 dei Cavalieri del Mare, Pecorari, ma la palla va abbondantemente fuori. Risponde Cangitano con un'altra prodezza, ma anche questa va fuori. Diciamo che dopo già i primi tre minuti prova Galigani ad andare da solo, ottimo recupero difensivo da parte di Simone Bianchi. Rimini ha iniziato questi primi tre minuti sicuramente disposti meglio in campo. Casarsa prova ad andare solo su Pagani, ferma la palla ma il numero 6 dei Cavalieri del Mare lo anticipa, ruba palla Casarsa e prende un rigore di esperienza, grande rigore di esperienza. Adesso bisogna vedere se avrà la forza, lo vediamo. C'è da dire che è stata veramente tra padre e figlio una bella incomprensione. Adesso in famiglia ne parleranno, ma la vedo dura per Mattia, la televisione stasera non ci sarà. Stasera guarda... papà lo mette in castigo. Non gli fa guardare la televisione. Penso che lo batte questo rigore, verrà battuto tra circa 10-12 minuti perché bisogna soccorrere Casarsa. Lo stanno defibrillando in questo momento. A Casarsa bisogna dargli sali minerali, adesso aminoacidi, tutto quello che possiamo, 35, che non ce ne fa più. Cavalieri del Mare 4, Rimini 2. Occasionissima. Eccolo che però è un uomo esperto, si concentrerà nel giusto modo. Dal dischetto, è la prima volta che vedo tirare un rigore col deambulatore, vediamo. Cavalieri stile Russia. Stile Russia. Contro. 4 su 4 manda dentro la cavalleria, pronti al cambio tutti e quattro giocatori. E che quattro giocatori? Questo è il famoso cambio alla Russia. La Russia effettua sempre questo tipo di cambi, cioè quattro giocatori in contemporanea. In cui verrà collocato quattro forze fresche al posto di quattro forze magari un po' meno fresche. Possiamo dire che in questo il Fischer non è un innovatore. No, siccome lui è un innovatore di tutto, qua sta copiando la Russia. D'altronde sta copiando la squadra campione del mondo, quindi diciamo che noi facciamo silenzio. Vediamo Casarsa. Vediamo il rigore del geriatrico qua. La mette dentro, non sbaglia Casarsa. Calciato molto bene, però Danilo c'era. Sì. 4-3. 8-34. Purtroppo la flebo non gli ha permesso di arrivare fino all'angolino a Pagani, quindi. Ecco qua, come dicevo prima, adesso la partita si è riaperta come voleva Rimini, uno meglio. Sono solo un gol di distanza, quindi nel bizzocca abbiamo visto. Può essere un tiro da lontano, un calcio d'inizio, una deviazione, quindi la partita è tutta aperta adesso. Cavalieri del Mare che ancora una volta hanno nel terzo tempo calano in tensione e concentrazione, si fanno riprendere. Già successo giovedì con la Lazio. Carlo Capo non riesce a controllare la palla. Quello però vedo che il quartetto di Rimini, che è lo stesso che ha iniziato, a parte Toresi a posto di Simone Bianchi, potrebbe essere un po' stanco. Io avrei fatto un cambio o un paio di cambi per provare a metterli dentro negli ultimi tre minuti nel rush finale. Però Rimini sta gestendo, guarda bene. Però sei sempre in campo. Sta gestendo, sa che può farcela, è un gol sotto, 8 minuti, se riesce a fare dei buoni recuperi può colpirli. La mette giù Casarsa. Scaricherà sicuramente per Toresi che proverà la botta. Non riesce e fa ripartire Della Casa. Bravo Cangitano, ottimo recupero. Recupero di Cangitano. Ancora Della Casa, la mette al centro per Roberti. Finta su Grittini, fa un pallonetto, prende la traversa. Salvato il Rimini.
Oh, è bella partita, eh. Tunnel di Casarsa. Bella partita, eh. Si susseguono contrattacchi a destra, a sinistra, rovesciata di Dalla Casa. Molto, molto bene, molto Della bene. Casa, miglior giovane esordiente lo scorso anno nel Super 8. Beh, sta dimostrando tutto il suo valore. Un ragazzo interessantissimo, ho avuto modo di averlo con me nel Mundialito. Un ragazzo interessante, un ragazzo dotato di acrobazia, tatticamente molto ben preparato. Eccola qua, ecco, Capo, Carlo Capo in fila in 5-3 per i Cavalieri del Mare. La mette dentro. Come vedete, la stanchezza ha fatto la differenza. Capo si è trovato da solo, Gangitano non aveva più recuperato. E Grittini ha azzardato un'uscita un po' troppo in ritardo e sono stati puniti. Vediamo adesso come prima se accorciano subito sul calcio d'inizio o se avranno 7 minuti per recuperare almeno 2 gol per portarsi l'extra time. 7 alla fine del terzo tempo, 5-3 Cavalieri del Mare. Tiro ribattuto, Grittini la controlla. Dai. Gangitano prova la spizzata, ma non riesce. Ancora pallone per Carlo Capo, palla. La controlla, ritorna indietro. Riconquista la palla il Rimini, prova la conclusione Toresi, palla fuori. Prova il numero della casa, la stoppa di tacco. Vediamo della casa. Vediamo invece Grittini che fa il classico gesto del bicciocre, quello di saltare sopra i led, perché la sabbia in quel punto non è mai stata smossa e quindi penso che sia intorno ai 55 gradi, quindi in realtà Della Casa si sta contorcendo dal caldo probabilmente lì su quella... Speriamo non sia niente di grave. Non lo so, sembra si tocchi il ginocchio. No, ma non no penso, mi non pare penso, il piede, pare, sai, forse un sasso nella sabbia. No, secondo Vediamo. Me è lo scontro con Grittini, non vorrei... adesso poi... vedremo. No, in effetti gli sta mettendo l'acqua nel ginocchio, speriamo nulla di grave, dai. Mi pare che ragazzi si mette in piedi, dai, nulla di che. Ancora Gancitano che prova. Ah, bella questa palla. E non è fortunato però il Rimini. Buono lo schema per il Rimini con Celanti che fa la conclusione, ma la palla è fuori. Si è alzato un po' il ritmo della partita, eh? Rimini ha capito che con così pochi minuti deve spingere. Attenzione perché il rimbalzo, bravo Pagani, come al solito, bravo. Ecco, però questo è un grosso errore che pagherà secondo me il Rimini. Eccolo. Che quasi lo pagava, è quello di fare il cambio quando la palla è in mano al portiere avversario. Errore madornale che non capisco come mai un giocatore di esperienza come D'Onofrio, nonché capitano del Rimini, possa aver fatto, perché ha concesso praticamente la palla del 6-3 a Cavalieri del Mare, che non sono stati fortunati, mentre anche Toresi rimane infortunato. Un sassolino sul campo. Succede, siamo a spiaggia. Poi qua a Roma si sa che quando fai una buca trovi un reperto. I reperti da tutte le parti. Anzi, potrebbe ritenersi fortunato, magari ti danno dei soldi. Se è qualcosa di importante, potrebbe appartenere all'epoca romana il sasso che ha trovato, quindi... Ma anche Toresi è un bel gladiatore. Questo no, questo purtroppo sembrava anche a me rigore, poi l'arbitro non l'ha fischiato, quindi boh. Era lì vicino a Cancitano, cicca la rovella cilena
e ripartono ancora. Diciamo che in questi ultimi minuti è un continuo giocata del portiere. Si gira Gagliano, prova la conclusione, ci mette la mano a Gretini e devia il rimessa laterale. Bravo Gretini in questo caso. Fallo laterale per il Rimini. Per i Cavalieri. Cavalieri, batte in baia. Anticipo pulito. È rientrato per il rush finale Casazza, l'uomo con esperienza che esce con un bel tunnel, devo dire. Complimenti a Marco. Sta facendo dei colpi non male, anche in un ruolo che non è il suo, e fa il pivot centrale. Solitamente lui è più dedito a fare la fase difensiva, che ha un'ottima visione di gioco, oltre a un buon piede per impostare. Ma a male estremi, estremi rimedi, quindi si è posizionato davanti. Ma volevo fare un saluto al nostro team manager Roberto Carreto, che ci sta seguendo in diretta. Ha detto che Fumagalli sta parlando tanto, come sempre, ma comunque... Vabbè, questo lo sapevamo, lo chiamiamo apposta. Lo conosciamo, no? Ci intrattiene sempre. Quasi quasi dobbiamo dargli un microfono tutto per lui, dai. Però oggi se vi faccio vincere il derby poi ne parliamo, ok? Esatto, dai, allora te ne regalo due di microfoni. Riprova nuovamente Casarsa la conclusione, ma non va... Grettini abbandona la sua porta. Grettini fa queste uscite spericolate. Quando si trova due contro uno, a volte il portiere è costretto. Forse può più spaventare il giocatore che per attaccare la porta, che adesso è sguarnita nuovamente. Il Cavalieri non riesce ad approfittare. No. E infatti alla fine escono. No. Ecco, Donofrio. Donofrio. Un assist ai Cavalieri. Donofrio. Noia Fabio. Mane sulle ginocchia, non ce la fa più. Donofrio ha detto il paletta del beach soccer. 3 minuti ancora. Ma adesso. 2 gol da recuperare per la formazione. Parla per... No! Da chiedere il cambio a grande assist man comunque. Spreca un'ottima occasione Casarsa per portarsi su 5-4 a 2.50 alla fine. Il pallone che. Baieri riceve palla da Galigani. Numero non riesce ad ammortizzare questo pallone Casarsa. Carlo Capo controlla. 2 minuti e 20 con Cavalieri ancora sopra di due e Rimini che diciamo non va a difendere più con tutti gli elementi, prova magari a trovare gestione della palla dei Cavalieri. Dai, 2 minuti, Rimini molto stanco. Bravo Gancitani, ruba palla. Ecco, adesso bisogna vedere se... Altra palla clamorosa. Si è spostato la palla col piede destro e col sinistro, quindi è andato poi a 1.50 porta vuota. Dal triplice vedo il mister dei Cavalieri un po' dispiaciuto, perché fatto segno della croce, è stato graziato Fischer in realtà, in questo è stato caso. Graziato, siamo sempre fortunati. Avremmo visto l'ultimo minuto e mezzo vicino alle 3 con molto 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 bello, poi Genova Bergamo e poi Vastese Romagna e poi Lazio-Roma, derby della capitale. Come devo dire, complimenti a Rimini che nonostante le forze, i pochi cambi, ha tenuto testa a una grande squadra, non ha mollato, ha combattuto. Due occasioni clamorose mancate da Casarsa e da Gancitano. Ci vorrebbe un rigore qua per riaprire di nuovo la partita, mi sa, perché in azioni di movimento li vedo un po' provati. Casarsa prova su Roberti, va via, viene fermato da Della Casa. Ultimo ancora Casarsa. Si salva ancora Saracinesca Danilo Pagani. E ritorna la palla in mano. Pagani secondo me c'ha Santino nelle spalle. Il forse in finale degli uomini in maglia. Della Casa in attacco per i Cavalieri del Mare. Di due gol. Celanti per il Rimini, ancora Gagliani, la piazza e chiude il match, ecco fatto, sul 6-3, 37 alla fine. Come si dice, gol sbagliato, gol subito, e
Gangitano ha dato la possibilità al Cavaliere del Mare di mettere una pietra su questo match. E diciamo comunque una vittoria meritata, però assolutamente sì, però faticata, molto faticata. Ed è solo sabato, domani c'è ancora un'altra giornata, i Cavalieri se non sbaglio domani hanno un altro bel match. Speriamo che siano così stanchi, mister? Sì, speriamo che stasera facciano una bella serata, che il fegato di riserva lo tengano negli spogliatoi. Chiediamo a Caretto di andargli a offrire un po' di moitoni, che è la bevanda dei Cavalieri del Mare, quindi... Mi pare che sono già pronte 5 caraffe qui allo spiccio spiaggia, eh. Tutte per i Cavalieri con molto ghiaccio. Ecco. Ormai Accademia dei Cavalieri del Mare, 7-3, gol di Galligani che... Ottima sponda in Baie comunque. Ottima sponda, sì. Cavalieri del Mare. Che con questi due gol si porta a 6 nella classifica marcatori. Lo raggiungo oggi pomeriggio. La squadra toscana, la squadra di Erigina si avvia a conquistare la seconda vittoria. Vabbè Marcello, non lo raggiungo neanche per la fine del campionato. Ma comunque l'accettiamo come battuta, dai. Se potessi battere io tutti i rigori in questo sport magari. Buon pranzo Fiumicino. Aia. No, tutto a posto. Ti aspettiamo alle 3. Per l'inizio delle sfide, 12 delle sfide di questa seconda giornata, alla fine della 10, prima 8, gara 8 ormai 7 rovesciata di Toresi? No, colpo di testa fuori. Palla fuori, triplice fischio per questa partita. Ringraziamo Marcello Fumagalli e mister Della Negra che ci hanno assistito Cavalieri in questa telecronaca. Cavalieri del Mare, Rimini 7-3. È stato un piacere, grazie a voi. È stato un piacere, arrivederci. Ci vediamo oggi pomeriggio dalla Beach Arena di Fiumicino alle 15.30 con Soverato Udinese. Grazie a tutti i nostri telespettatori. È un arrivederci alle 15 sempre dalla Beach Arena di Fiumicino. Siamo con Robert Pecorari dopo questa vittoria dei Cavalieri del Mare contro il Rimini. Prima esperienza nel Super 8, prima esperienza con i Cavalieri del Mare. Come ti sei trovato e quali sono le tue sensazioni di questo Super 8? Allora, innanzitutto ho trovato un gruppo fantastico e dei ragazzi eccezionali. E sono contento di avviarmi a questa prima mia esperienza del Super 8 perché è una cosa secondo me meravigliosa e soprattutto perché ho trovato appunto un'organizzazione da parte dei Cavalieri che mi hanno accolto come se avessi da un bel po' che fossi con loro. Sono contento perché è uno sport che mi piace, ho già avuto l'anno scorso una piccola esperienza e quest'anno voglio prendere ancora più esperienza per puntare a qualcosa più importante sempre con questa maglia. Bene, ringraziamo Robert augurandogli un in bocca al lupo e tanti gol in questo Super 8. Ci spero, grazie.